se portare nella chiesa. Ma stanno spento. Fratelli e sorelle carissimi, con grande gioia e commozione accogliamo la preziosa ed insigne reliquia del cuore di San Pio. È un'occasione speciale per ravvivare la nostra fede alla luce della spiritualità e dell'esperienza mistica del santo stigmatizzato. La sua testimonianza eroica, il suo umile servizio alla Chiesa e ai fratelli, la sua vita di preghiera, il suo amore per la Vergine Santa, la sua sofferenza, la sua particolarissima attenzione per gli ammalati e la conformità a Cristo crocifisso ci presentano oggi Padre Pio modello di santità. Il cuore di Padre Pio davvero ci dice tanto di questo amore infinito che egli ha nutrito verso Dio e verso i fratelli. Guardando questa reliquia, secondo me la cosa più bella che possiamo pensare è che Padre Pio davvero ha incarnato il comandamento dell'amore, che si sviluppa in questa dimensione verticale, l'amore verso Dio, e in questa dimensione orizzontale, l'amore per i fratelli. Ecco perché la liturgia, quando celebriamo la festa di San Pio, ci presenta il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. E Padre Pio in qualche modo non ha fatto altro che portare a Gesù tanti uomini e tante donne affaticati e oppressi, perché potessero ritrovare nel cuore di Gesù il ristoro. E allora, ecco, io credo che davvero sia importante per noi riscoprire questo. E non possiamo che fare felice Padre Pio se anche noi, in qualche modo, ci incamminiamo sempre di più in questa via, in questa strada. Abbiamo accolto poco fa il cuore di Padre Pio, ma io credo che al di là di questa sua presenza, il suo cuore può essere sempre tra noi, ogni giorno. Nella misura in cui noi viviamo il Vangelo, o meglio, ci sforziamo di viverlo come Lui l'ha vissuto, nella misura in cui noi tentiamo di rendere davvero concreta e operante la sua eredità spirituale. Nella misura in cui Lui, potremmo dire così, con un'immagine non proprio precisa dal punto di vista teologico, potremmo dire nella misura in cui Lui può dormire sonni sereni sul conto nostro, cioè vede che noi ci comportiamo da figli di Dio. Allora il suo cuore è tra noi, anche se non è qui. Viceversa, quel cuore potrebbe rimanere qui ogni giorno, ma se noi non vivessimo il Vangelo, lui non sarebbe tra noi. E neppure ci benedirebbe. Allora la maniera migliore perché per sentirlo sempre presente, sempre vicino a noi, sempre pronto a benedirci, è cercare di seguire il suo comportamento, il suo stile di vita, tradotto ovviamente nella nostra diversa condizione. Lui era un frate che stava in convento e noi viviamo una condizione diversa, ma nella nostra condizione di vita sforzarci di vivere il Vangelo. Allora sì, lui ci benedice, dice bene, altrimenti non potrebbe benedirci, non potrebbe dire bene se noi vivessimo male. Ecco, allora anche questa sera, questi giorni in cui fisicamente il suo cuore è qui e ci avviciniamo, no? Chiedendo la benedizione, toccando quasi a voler sentire una vicinanza con lui, questi giorni
siano per noi occasione e stimolo a rinsaldare la nostra fede per vivere il Vangelo nella quotidianità della vita, giorno dopo giorno.